Acci picchia 5 euro. Beh, penso che smetterò di fumare. Una tassa di scopo per disincentivare l'abitudine al fumo e per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta è dell'Associazione di Oncologia Medica Italiana. Assolutamente d'accordo nell'andare a finanziare quello che potrebbe essere un fondo per garantire magari un qualche sostegno in più alla sanità. Forse è la volta buona che smettiamo di fumare. I 5 euro in più per un pacchetto di sigarette aiuterebbero a smettere di fumare? Lo abbiamo chiesto in un popoloso quartiere romano, il Tuscolano. Deve chiedere a chi fuma, che c'è un amico, c'è la moglie, fuma due pacchetti al giorno, 10 euro al giorno. Diventerebbero 20. 20 euro. E le donne sono peggio degli uomini, non smettono mai. Sarà vero che le donne sono più ostinate nel vizio del fumo? Fumo tantissimo, le ho provate tutte. Se aumentano un fumatore continuerà a comprarle. Non le compro più, basta. E anche io smetterò di fumare in realtà. Tra le donne pareri discordanti. E tra gli uomini? Continuerà a fumare? Probabilmente no. Uno fuma ugualmente perché c'è un vizio. Fanno bene, benissimo. Lei smetterà di fumare. Lei quindi smetterà di fumare? Ci proverò. E veniamo ai tabaccai. Il loro timore è il crollo delle vendite e per conseguenza anche il crollo delle accise per lo Stato, che valgono 15 miliardi di euro l'anno. Se uno deve scegliere la rosetta e la sigaretta, sceglie la rosetta, è chiaro, no?